Benvenuti, ben ritrovati, buon fine settimana a chi ci sta seguendo, certamente buon venerdì a chi ci vede in prima battuta. Oggi il Respubblica Sicilia chiama Europa, suddivisa in due parti, affronta nella prima parte questioni amministrative e non solo, anche politiche con un sindaco, non vi dico chi è per ora, e poi parliamo di cultura con il nuovo direttore artistico dell'Entolugno Musicale trapanese, il maestro Walter Roccaro. Eh, per quanto riguarda la prima parte, consentitemi questa introduzione un po' così sui generis, ma vi ho abituato, sono anni che mi seguite. Nei giorni scorsi, per il giornale che dirigo, il Locale News, eh, avevamo pubblicato, ho scritto un articolo da pubblicare appunto sullo giornale eh, su questo comune, e cercavamo una foto del sindaco da mettere. Beh, in archivio abbiamo diverse foto di questo sindaco. Ma io guardavo e facevo, ma era troppo unico, era veramente vicino giusto qua, cioè, capelli neri, la faccia ancora proprio da Giovincello. Ma io lo frequento, dico non è più così, è sempre rimasto un bel uomo, ma si sì, è invecchiato perché beh, è dieci anni quasi di sindaco gli hanno fatto imbiancare i capelli, lo hanno, lo hanno un pochino reso più ruvido, certamente. Nei lineamenti lui sorride qua accanto a me e quindi dico lo invito così gli faccio le foto nuove, almeno lo mettiamo sul giornale per com'è adesso sto parlando del sindaco di Salemi, domenico venuti. Buongiorno, buonasera a tutti, buonasera Buono. direttore, grazie per questa <ride> introduzione, però voglio subito dire che lei così svela i miei trucchi. Io tengo le foto di almeno 6-7 anni prima, sempre. Quindi non vado, non le aggiorno mai, sto accorto a non far circolare le altre, ma lei ha svelato questa cosa. Ma in Infatti io, qui, prima di iniziare in abbiamo subito fatto le foto. Eh, 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 così pubblicamente questa cosa diciamo, crea un disappunto da parte mia, ma comunque eh, sì, andiamo, no, avanti, andiamo no, avanti. Non è solo l'età che passa, c'è tanto il tempo, passa per tutti, per fortuna ed è bello invecchiare, questo lo dico da sempre per vari motivi. Io, obiettivamente fare il sindaco un po', diciamo, imbruttisce, non esteticamente, cioè ti rende più ruvidi, ti fa diventare i capelli bianchi, le gamorrie, i pensieri, no? le cose a cui uno si deve sobbarcare. Sì, invecchia a fare sin dopo diciamo Beh, scherzi no? a parte sicuramente è un'attività un logorante non riconosciuta <ride> ma un'attività logorante, eh, credo che da questo punto di vista ovviamente non dipenda nel mio caso specifico proprio dai capelli bianchi perché quella è una caratteristica che eh, sin da giovane ho iniziato a coltivare quindi diciamo che non, non, magari ci può essere stato anche un incremento dico ingremento. la stessa cosa io per la pelata eh, esatto, quindi a, a quello, quello è un fatto più naturale però sicuramente anche eh, dal punto di vista della somatizzazione di una serie di tensioni, di una serie di, eh, di, di, di difficoltà probabilmente si tende anche eh, ad invecchiare, ma è eh, diciamo, il volto della maturità che inizia eh, in un certo qual modo a, a, a prefigurarsi. Anni difficili, ma comunque anni eh, di, eh, complessivamente eh, di, di, di grandi soddisfazioni non singole messe in fila. Sì la soddisfazione più grande diciamo, per un sindaco credo che sia quella di poter eh, di aver lavorato per servire la propria eh, comunità, il proprio territorio e poi questi due anni di pandemia hanno creato, o, diciamo, noi l'abbiamo già dimenticati, ma hanno creato sicuramente eh, eh, delle condizioni tutte particolari forse uniche, non forse, uniche e speriamo non ripetibili diciamo, nel, eh, nel prossimo futuro eh, anche di rapporto con la gente, con, eh, con la cittadinanza, quindi sono stati anni Anni davvero significativi e eh, quindi da questo punto di vista eh, il bilancio è positivo, al di là di qualche ruga che eh, ci terremo. Ma questa che, era la battuta e per che, il ci produrre, la e che ci accompagnerà. Speriamo a lungo infatti, ovviamente. Speriamo che diventino sempre di più, dico però al di là delle battute obiettivamente poi lui la, la, la messa sulla posizione giusta, cioè quella della serietà, è logorante fare il sindaco. Certo è un gran bel lavoro no? perché quando arrivano le soddisfazioni non tanto personali, anche personali, ma per l'intera comunità. La stanchezza, no? le, le arrabbiature vengono subito dimenticate. Però invece non dobbiamo dimenticarci. Tu dicevi sindaco, giustamente sembra quasi che l'abbiamo dimenticato il periodo della pandemia. No, beh, siamo in un periodo purtroppo dove i contagi stanno risalendo beh, vertiginosamente, le morti... Per Covid-19 continuano ad esserci, abbiamo avuto un mesetto forse di stasi, adesso siamo di nuovo un po' tutti preoccupati. Da primo cittadino mi aspetto che tu dica qualcosa. Intanto. Ma certamente eh, sì, anche se il contesto è completamente diverso e secondo me lo rimarrà perché comunque noi siamo stati durante l'inverno anche eh, abbiamo fronteggiato numeri importanti in questo Paese. Eh, questa credo e mi auguro che possa essere considerata una fase di endemizzazione, come si dice in gergo tecnico, cioè nel senso che una malattia. Che è un'infezione e quindi poi una malattia per fortuna sempre meno o, o violenta che eh, comunque gira e circola con eh, ovviamente una certa facilità anche perché noi abbiamo scelto di non chiudere durante anche tutto l'inverno. In questo momento, eh, senza le mascherine, continuando a frequentare eh, dei luoghi chiusi, io non penso che siamo in una fase di. Eh, criticità da un punto di vista eh, eh, come dire, generale. Poi è chiaro che spiace eh, quando c'è soltanto una vittima, eh, diciamo anche per, eh, sì. causa, eh, per pura causalità, quindi figuriamoci se si sa bene che il prezzo da pagare è quello e continuerà a essere quello di continuare eh, purtroppo ad aggiornare eh, i dati delle vittime, ma la sostenibilità, l'abbiamo imparato durante questo inverno, dipende da tanti altri fattori e tanti altri indicatori che chiaramente sono cambiati rispetto a quelli della fase acuta. Per cui io... Ovviamente nell'invocare anche la, la, la prudenza, perché è giusto parlare eh, di ritorno alla vita, di spensieratezza, per quanto chiaramente siamo passati da un contesto difficile dal punto di vista sanitario ad uno difficile dal punto di vista eh, globale, internazionale, non solo per le minacce serie alla pace eh, nel nostro continente, che erano eh, una cosa impensabile per le nostre generazioni. Eh, io che ho studiato eh, eh, diciamo anche, eh, anche il diritto eh, europeo, tra le, tra, tra le varie cose, in, quel, eh, in quei libri c'era scritto che l'Europa uh, unita uh, era uh, diciamo uno strumento di pace e tuttora è vero per certi versi e per molti versi, bisogna fare di più per far sì che ciò poi eh, diventi definitivo e concreto. Ovviamente fare di più dal punto di vista politico, dal punto di vista delle relazioni internazionali, dal punto di vista strategico e preventivo. Eh, poi è chiaro che contro diciamo così, la cattiveria e l'idiozia dell'uomo non c'è eh, un vaccino, quindi lì da questo punto di vista siamo in una fase di difficoltà ancora oggi, le difficoltà economiche che arrivano pesanti, quindi è chiaro che eh, bisogna trovare un modo per ritornare a vivere ma bisogna farlo con la giusta prudenza e poi gli esperti valuteranno i dati e capiremo se sarà necessario per proseguire comunque a, a fare una vita il più normale possibile, sì. sarà necessario eh, ricorrere a ulteriori eh, vaccinazioni, piuttosto che altro per metterci mm, al riparo però, eh, dagli come, effetti peggiori. Come ben dicevi tu appunto beh, eh, siamo Speriamo appunto nella fase dell'endemizzazione, al punto che a Salemi, dopo beh, gli ultimi due anni che eh, insomma, ha avuto come tutti un po' un'estate diciamo così, sempre così, sul Kivalà, quest'anno avete iniziato a pensare di nuovo in grande con un'estate piena di eventi, l'accesso non più contingentato, se non per la logistica insomma, delle piazze, dei luoghi dove si terranno gli eventi, un cartellone. Beh, invidiabile sindaco, obiettivamente. Ho visto pure insomma, che sei molto tra virgolette, gettonato sui social come esempio da prendere per il cartellone degli eventi. Fanno il paragone per ora, qualcuno fa, molti fanno il paragone tra Salemi, Castellammare, ma soprattutto Salemi in questo periodo e Trapani. Vediamo se ci arriviamo. Dico, intanto, complimenti. Che, 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 come mai? Che avete un sacco di soldi, che fate? Ma no, no, non più di quelli che abbiamo sempre investito da questo punto di vista proprio nel settore eh, della cultura, perché il cartellone è un cartellone di eventi estivi che, eh, diciamo al di là di quelli più eh, rilevanti, comunque è fatto di tanti eventi eh, fatti con associazione, che sono frutto di un percorso anche culturale eh, portato avanti negli anni eh, da alcune associazioni, l'Associazione eh, Liberi, per quanto riguarda. Riguarda eh, il, eh, il Saliber Fest, quindi del libro, che quest'anno confluisce in una settimana della cultura insieme al premio per la musica Tony Scott, quindi eh, eh, per il jazz, e l'anno zero del cinema Kim, eh, la collezione Kim che noi abbiamo provato a valorizzare anche arrivando oltreoceano in questa primavera e portandola a New York. Quindi in questo cartellone mi piace sottolinearlo: ci sono ovviamente eh, eh, degli spettacoli puri, ci sono dei momenti come quello della sagra dell'abusiato ormai tradizionali, ma che vengono sempre fatti eh, per consentire il giro del nostro centro storico e quindi di vedere, e apprezzare le bellezze con i musei aperti, quindi la possibilità di visitare i musei anche in notturna quindi comunque sono dei percorsi culturali anche quelli, ma perché mi permetto di, buona di, di, parte... di intervenire Sindaco perché mh, questa precisazione l'hai accennata, la faccio pure io obiettivamente, quando, sembra quasi mh, che uno lo dica per uh, denigrare, dice fate le sacre beh ci sono sacre e sacre, se tu organizzi le sagre come appena ha spiegato il sindaco per consentire non solo di stare in comunità ma anche per girare, e visitare i luoghi bellissimi che abbiamo da nostra parte come i nostri centri storici ben vengano tutte le tipologie di sagre, no? Sì, a parte che noi trovare... negli anni l'abbiamo legata anche al percorso che riguarda proprio il grano e il pane che per noi sono fondamentali la pasta si lega a tutto questo eh, eh, con gli appuntamenti tradizionali del San Giuseppe, della Sagra della Busiata e poi arriviamo anche a coinvolgere i birrifici locali attraverso con la festa della birra che chiuderà l'estate, quindi sempre nell'ambito cerealicolo e della produzione agricola. Quindi parliamo sempre di eh, eh, eventi che richiamano fortemente il territorio, la tipicità del territorio eh, e tutto quello che c'è attorno anche all'evento in sé. Eh, chiaramente questo eh, mi piace sottolinearlo, fatto in gran parte anche, come dicevo, in collaborazione con varie associazioni, con Ollus, eh, ci sono spettacoli per bambini fatti da associazioni eh, che eh, se ne occupano nello specifico, che operano nel campo del disagio, quindi eh, comunque c'è un coinvolgimento dei servizi sociali oltre che dei servizi culturali e eh, 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 un po' e anche nelle attività produttive, ci sarà Calici Sotto le Stelle che fa Colomba Bianca, eh, e noi collaboriamo eh, con loro in questo senso portando un pezzo di territorio, una cantina importantissima per il nostro territorio, quindi una delle più grandi cantine sociali che c'è in Sicilia, eh, con la più grande alta produzione. Cioè, quindi, è un cartellone che parla di noi, non è un cartellone dove soltanto viene eh, certo. Nicola Baldarotta per eh, assistere a uno spettacolo, ma lo fa anche in un contesto eh, come dire, che Quindi viene è costruito. Certamente per i Salemitani, ma, ma non, non soltanto. Ma cioè abbiamo cartellone... dei numeri che dimostrano appunto che una. Stagione del genere sia davvero produttiva anche economicamente, in termini di ritorno. Ma in questo momento, noi negli ultimi anni, prima del, del Covid, grazie a questo e ad altro, perché non c'è un'organizzazione di un cartellone estivo che eh, ti attira eh, di per sé turisti in termini assoluti eh, e tra l'altro noi sul turismo abbiamo un percorso complesso legato ai posti letto che sono cresciuti notevolmente e lo scorso anno un abbiamo avuto eh, il sold out su circa eh, 150 posti letto, 170 posti letto rispetto ai 24 che c'erano quando oh, nel 2014 ci siamo insediati, non li abbiamo fatti noi. È stato un percorso di stimolo che ancora prosegue grazie a questi eventi sì ovviamente noi riusciamo ad avere un maggior numero di visitatori e in questo momento grazie a questi eventi alcuni collegati a dei circuiti internazionali noi vogliamo lanciare l'immagine di Salemi proprio per cercare di ritornare ad avere, eh, di, di averne un ritorno appunto nel territorio attraverso il bando per le case caseoneore, le riqualificazioni del centro storico perché eh, abbiamo avuto delle risposte e quindi eh, ehm, spingere su questi aspetti ci dà un contributo ulteriore insieme ad altre cose che appunto vanno fatte durante tutto il resto dell'anno insieme a una narrazione che noi abbiamo portato ovunque, abbiamo portato alla BIT eh, eh, di, di, di Milano stiamo eh, programmando di portare eh, altrove e un primo riscontro guardi, che è arrivato è che la BBC One sta girando una docuserie sul ristrutturazione di un edificio che andrà in onda in autunno proprio sulla BBC One con due peraltro, protagonisti di primo piano, non ricordo il nome di lui, ma lei è Amanda Holden che fa delle, delle trasmissioni televisive da tanti anni, è una star nel Regno Unito e in tutta la fascia del Nord Europa perché solleticando appunto questa attenzione attraverso il percorso dei borghi più belli d'Italia, attraverso una serie di iniziative, siamo riusciti anche ad avere questa attenzione e contiamo e confidiamo che questo investimento ci porti poi un ritorno. Ovviamente, per me, la logica è sempre quella del puzzle, cioè non c'è una cosa, uh, un'azione salvifica neanche nella vita, c'è... Eh, un concorso di, di cose che poi vengono inserite in un cammino e quel cammino deve dare eh, dei risultati. Sicuramente sui numeri, come dicevo, dai posti letto al resto aprirà un'altra un attività eh, eh, gastronomica all'interno del centro storico quanto prima i lavori sono quasi finiti. Prima ce n'erano zero, quando abbiamo fatto il premio Saturno nella piazza Licia c'erano, eh, lo ricordo qui perché il premio Saturno è stato organizzato dal e dalla sud. Camera di Commercio e non c'era assolutamente neanche anche un'attività nel centro storico e adesso si sta via via a, 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 diciamo ripopolando di attività e vedere che anche tutto questo porta dei visitatori che magari stazionano a Trapani piuttosto che a Castellammare e poi vengono a visitare Salemi in numero sempre maggiore, questo è sicuramente un, un, un ritorno che già c'è e sul quale dobbiamo continuare a puntare. Anche perché, io credo che tutto questo serve a fare rete, molto più di alcune cose formali alle quali spesso noi ci, ci appigliamo. Io credo che la rete si fa cercando ciascuno di creare, appunto anche diversificando l'offerta. Eh, turistica su un territorio e poi facendo sì che ci possa essere una circolazione continua di, eh, di, di persone, di soggetti. Ecco l'idea della contaminazione, che è tutta siciliana, sulla quale noi abbiamo fondato la nostra, eh, la nostra storia, e, e rimane, eh, a mio avviso, il percorso vincente che può portarci a, a fare eh, di, questo, di, questo, di questa terra eh, davvero un, un punto di riferimento nel Mediterraneo dal punto di vista turistico, certo. ma anche dal punto di vista culturale e sociale, mi permetto di dire perché dietro queste cose... Ci sono anche degli, dei principi, degli, degli ideali che oggi spesso si perdono. Abbiamo parlato di contaminazione, abbiamo parlato di intergenerazionalità, perché alcune di queste cose, come il grano e il pane, accomunano gli anziani e i giovani. Bisogna, insomma, riallacciare tutta una serie di contatti che nel tempo si sono sfaldati e, soprattutto, accompagnare questo percorso da una fase di individualismo che non ha portato molto di buono, a mio avviso, che è stata anche anche abbastanza lunga, ad una fase di ritorno all'idea di comunità che probabilmente, eh, anzi sicuramente certo. per quanto mi riguarda è vincente. Ho iniziato con una battuta, proseguo con una battuta, però faccio battuta e poi lui risponde seriamente per fortuna. Dico c'è un motto no, che nel trapanese è molto, molto conosciuto, molto usato, che sì ma mai Sala ha visto vuoto, trapanese fosse molto Ora <ride> ci spostiamo su Salemi, la fruttina di Salemi è che non ha nel mare, che come ha dichiarato il sindaco di Trapani nell'altra trasmissione che conduco, Depoliticum, una decina di giorni fa, noi abbiamo, a Trapani non facciamo gli eventi perché abbiamo un grande evento che è il mare. Ovviamente il sindaco poi ha spiegato, mh, sui social è andato in giro solo questa frase, si è creato un caso come sempre avviene sui social network. Ma poi ha spiegato le motivazioni. Però la, la, la sfrutto la battuta, dico loro: A fan", <coughs> Salemi fanno tutte queste cose perché non hanno il mare. Eh, quindi sei fortunato. Beh, da un certo punto di vista eh, <coughs> mi sta mettendo seriamente in difficoltà, perché, tra l'altro, ha citato, è partito dalla citazione. E Io, che sono al 50% marsalese al 50% salemitano, mi trovo proprio veramente incastrato in questa, eh, in questa discussione. Ma credo che, eh, diciamo, eh, a parte che mi sto attrezzando per vedere di portare il mare a Salemi magari entro il 2023, non ce la facciamo questa stagione, quindi su questo eh, sicuramente ci, ci lavoreremo. Me lo segno. Eh, me lo segno. Eh, però credo che. Un concerto di Noemi o di Malikaian, per esempio in spiaggia, neanche brutto, c'è cioè il Giova Beach Party. Ora, al di là di tutto, io non entro assolutamente nel merito dell'organizzazione di nessuno perché ciascuno ha, eh, fa il proprio, eh, il proprio mestiere e conosce le proprie condizioni eh, di partenza. Sicuramente integrare il mare con offerte culturali e anche eh, con eh, offerte più amene che riguardano semplicemente lo stare, eh, lo stare insieme è fondamentale. Mettiamola così, chi viene a Trapani per il mare, stupendo e meraviglioso, la sera fa una scappata a Salemi e viene a godere di un po' di fresco in più, perché c'è un po' di fresco in alcune serate in piazzalice c'è anche freddo, Addito, diciamo quest'anno eh, la stagione sembra molto calda quindi non credo, però oh, diciamo, viene a prendere un po' di fresco e viene a godere di questi spettacoli e integriamo ecco, l'offerta, ecco, cioè, noi momentaneamente, solo momentaneamente non abbiamo il mare, <ride> e, e poi e, diciamo, eh, vediamo di però offrire altro e quindi sul territorio come vede c'è una complementarità che può eh, sicuramente eh, arrivare a dei risultati migliori per tutti. Va bene, mi è, mi è piaciuta la battuta del solo momentaneamente non abbiamo il mare, invece eh, non proprio momentaneamente, è già da tempo che a Salemi si vive un po' con uno, una, un ritorno diciamo, all'economia all basata sull'edilizia. no? Eh, anche attraverso la sinergia, ritorniamo lì a bomba alla questione appunto dell'affare sistema con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari, il progetto Casa 1 Euro che non è mai stato abbandonato. Beh, c'è un, un po' di vitalità anche da questo punto di vista. Ora, allora, ritorno ad essere serio. Sì, beh, ancora diciamo, su questi punti abbiamo centrato degli obiettivi e i lavori partiranno, compresi quelli della BBC che sono già in corso. Quindi faccio proprio degli Questo esempi. Ma la BBC lo Dal dobbiamo fare piccolo... bene, Sindaco, perché tu me l'hai detto, forse sì. abbiamo parlato nell'ultima trasmissione. Cosa, cosa è successo? Sono cioè, degli imprenditori che hanno proprio acquistato una casa. No, no, loro, no. La, la, ah, la una BBC, società la che produce un programma della BBC che è uno di questi programmi come si usano fare oggi: prendo una casa distrutta, la ristrutturo e la riconsegno all'automobile. La comunità, questo è il format okay. di questo programma. Loro oh, hanno fatto una selezione tra 15 borghi, 15 comuni con dei borghi, perché il nostro è un comune complesso ma con la parte del centro storico che chiaramente è certificata tra i borghi più belli d'Italia. Tra 15 borghi in Sicilia hanno scelto di venire a fare a Salemi questo documentario che farà vedere proprio le varie fasi della ristrutturazione. Eh, fino alla consegna di questo della, 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 delle case del bando euro. delle case a un euro quindi questo si è innescato con il bando delle case a un euro ovviamente mm. Io dico sempre che non basta il bando perché noi abbiamo per ora già fatto i primi contratti, un'Argentina ha fatto il contratto, due russi che eh, hanno avuto dei problemi, dei ritardi verranno per farli perché noi rimaniamo aperti assolutamente eh, a tutti e, e, e dovranno venire nel mese di luglio come ci hanno detto. Eh, quindi si va avanti, ma sono delle questioni diciamo così, legate a singole. Eh, 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 Episodiche, diciamo. eh, eh, sì, quasi episodiche. Ora noi abbiamo un patrimonio edilizio enorme, quindi ci stiamo muovendo eh, utilizzando però oh, quel lancio che è stato fondamentale delle case neuro anche per utilizzare appunto i fondi del PNRR per cercare di innescare dei meccanismi più ampi. Eh, tra, tra gli altri abbiamo in discussione con una società, peraltro accreditata con ANGI, con un progetto ANGI Comuni. Eccetera, per fare un recupero finalizzato alla realizzazione di strutture ricettive. Questa è in corso, vi terrò informati diciamo, di come andranno e di come evolverà, ma è una situazione molto importante perché questa società ha ritenuto appetibile. Eh, il patrimonio eh, di Salemi che ricorda un patrimonio enorme perché noi abbiamo il piano di trasferimento del nuovo centro dopo il terremoto ha lasciato questi beni di proprietà del comune non sono le case a un euro tradizionali non sono pochi edifici di privati per cui il comune fa da intermediario noi abbiamo centinaia di unità immobiliari peraltro anche in contesti degradati che via via in questi anni abbiamo anche recuperato e adesso in, quelli, in quelle aree recuperate abbiamo provato a rilanciare ma questo ha innescato anche un meccanismo positivo dal punto di vista eh, eh, immobiliare privato, una, una, statunitense, una cittadina statunitense eh, da poco ha acquistato una casa eh, nel mercato privato e altri stanno contrattando anche case storiche nella piazza Licia. Quindi si è innescato un movimento e un meccanismo positivo dal punto di vista dell'edilizia. Adesso, sui grossi lavori una città cosmopolita. dobbiamo lavorare e quello è l'ospicio. Ecco perché dico c'è sempre un, eh, dietro un filo oh, 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 che va oltre diciamo, l'aspetto materiale che noi vediamo come negli eventi così come in questi tipi di eh, attività perché eh, dare la possibilità aprirsi al mondo consente appunto di poter dare una apertura eh, chiara e quindi creare un piccolo un po' di cosmopolitismo che non guasta, che aiuta appunto in quella contaminazione che ci fa essere tutti migliori, per questo stiamo anche utilizzando un altro filone e sul PNRR poi brevemente vi dico in sì, un, sì, un sì, flash no. quello che c'è, un altro filone che è quello dell'innovazione tecnologica, siamo stati a Rimini eh, per la seconda volta al festival Web Marketing Festival che è il più importante festival italiano ed europeo di innovazione tecnologica con tutte le più grosse aziende dietro che lo sponsorizzano e noi siamo entrati come primo hub in Sicilia adesso si aggiungono anche il comune di Cinisi credo è quello di Messina ma noi siamo il primo hub in Sicilia del Web Marketing Festival che ci consentirà di avviare anche delle attività formative con gli studenti a partire da settembre per Portarli a pensare in digitale, questa è la sfida. La sfida non è utilizzare soltanto la tecnologia. Noi abbiamo digitalizzato tutti gli atti amministrativi del comune, non c'è più carta, non però quello è uno strumento. Poi noi dobbiamo abituare i ragazzi e i giovani soprattutto perché noi siamo un po' più analogici a pensare in digitale che è un'altra cosa. Allora su questo noi puntiamo molto perché questo si va ad incastrare con le cose già fatte e soprattutto dà la possibilità non soltanto ai giovani di poter, eh, eh, magari chi ha studiato fuori, ritornare, ma a qualcuno di poter direttamente finalmente programmare sin da subito e immaginare un futuro nella propria terra e perché no attrarre un po' di nomadismo, di nomadismo digitale certo. eh, ed altro. In questo filone ovviamente i fondi del PNRR sono fondamentali, sia sull'innovazione, quindi li utilizzeremo, ma con alle spalle dei partner appunto, che hanno una visione molto più ampia, come quelli eh, di, di questa eh, We Make the Future, questo è il sottotitolo, quindi parliamo eh, davvero di una bellissima eh, realtà con start-up all'interno ed altro, ma stiamo lavorando anche sugli aspetti materiali sui fondi del PNRR abbiamo iniziato con lo IACP. Leggevo oggi ci sono ulteriori finanziamenti. Noi abbiamo ottenuto la prima tranche il bando dei 5 milioni e l'abbiamo ottenuto su una linea dello IACP per sistemare una situazione davvero quasi anche di degrado imbarazzante che c'era in un determinato rione quindi si sta proseguendo, dopodiché abbiamo anche lavorato su altre cose, sul sociale, centri per anziani, centri per bambini, l'asilo nido, cioè abbiamo presentato tutta una serie di progetti, finora tutti i bandi che, abbiamo, o, o, che sono usciti ci hanno visto partecipare e da questo punto di vista ritengo che questo sia uno slancio, ma nella misura in cui questo lo voglio dire c'è dietro una visione. Io credo che la spesa che non ha dietro una visione con degli obiettivi, con della, una possibilità di progettare e soprattutto sapere dove si vuole arrivare, come abbiamo imparato anche nella cosiddetta fase finale, soprattutto nella prima Repubblica, spendere tanti soldi non vuol dire creare sviluppo, non vuol dire creare occupazione, non vuol, si possono spendere anche soldi per sistemi parassitari ai quali chiaramente noi non puntiamo. Allora oggi anteporre una visione, avere un'idea di ciò che si vuole fare, prima di chiedere e di spendere i soldi, ma soprattutto quando si programmano, nella fase della programmazione, è fondamentale. Questo sul PNRR è avvenuto a metà da parte del governo centrale rispetto ai territori, ma allo stesso tempo eh, noi dobbiamo però cercare di partire da quello che abbiamo oh, programmato oh, noi e sfruttare al massimo ciò che c'è, lamentando ciò che non c'è ma non soffermandoci soltanto sulle lamentele perché altrimenti comunque il treno passa e noi lo perdiamo. Allora vale la pena invece di eh, tirare fuori tutto ciò che di buono può venire perché è un'occasione che sicuramente può comunque e eh, rimane un'occasione fondamentale. Formidabile. Non so voi che ne pensate, ma secondo me si vede proprio che gli piace insomma, spiegare le cose, da amministratore Lui però fa anche il politico, è segretario provinciale del Partito Democratico e anche ha un ruolo regionale. Se non ricordo male, no? L'ho avuto, sono stato oh, in segreto di se regione. Esatto. Per il momento ma... sono, sì, sono però, in direzione regionale. In direzione. Allora, per il ma la domanda lo... è, ma ti piace di più fare il sindaco o combattere con la politica? Ma non credo che si possano distinguere queste cose, almeno non nella mia vita, nel senso che io prima ho iniziato con una passione sin da giovane per, per la politica eh, e non certamente quindi per l'amministrazione, poi da consigliere comunale mi sono appassionato a quelli che erano, quindi la spinta ecco, è stata più politica eh, nell'ingresso, non eh, amministrativa. Poi mi sono appassionato da consigliere comunale perché a un certo punto in anni in cui, peraltro parliamo degli anni... 2008, no? c'è cioè il decennio eh, del um, debordare del populismo, dell'antipolitica, dell della... io sono rimasto eh, lì cercando di eh, diciamo invertire una tendenza. Sono convinto che quando eh, sui territori si lavora ai contenuti, e sono andato anche in controtendenza durante i miei momenti elettorali rispetto a quelle che sono state anche poi eh, alte tendenze del territorio, perché. Eh, quando si lavora eh, partendo dalla concretezza e restituendo concretezza, sapendo e dicendo sin da subito, come io ho fatto, che non c'è bacchetta magica, che nessuno risolverà tutti i problemi, ma che se volete insieme ci prendiamo per mano, io mi assumo la fetta di responsabilità più grande, andiamo avanti e alla fine poi facciamo un bilancio, un resoconto di ciò che c'è stato e capiamo se abbiamo fatto dei passi avanti, allora proseguiremo. Questo è stato il primo mandato e il secondo, la conferma al secondo mandato mi ha detto che effettivamente questo funzionava, mi sono appassionato molto all'amministrazione, perché in anni ripeto, di politica assente dal dibattito eh, eh, che riguarda proprio il cittadino, l'amministrazione è stato l'unico luogo dove non si è reciso il filo conduttore necessario tra i vari livelli, cioè tra la gente e i suoi rappresentanti e poi tra i rappresentanti a tutti i livelli e questa è una cosa che dobbiamo ricostruire a poco a poco, perché spesso per il territorio arrivare a Palermo, a Roma è complicato, allora noi dobbiamo fare in modo e mi auguro che in questo senso come classe politica si ritornerà a ripartire dal territorio per creare appunto eh, un eh, circuito eh, virtuoso in questo caso che possa mettere insieme i vari livelli e che possa far sentire il cittadino rappresentato, perché quando si dice che il cittadino poi non vota, magari a volte lo fa semplicemente per sciatteria, ma a volte, ma la maggior parte delle volte, assicuro, che comunque è stato un processo di allontanamento lento dove c'è una responsabilità enorme della politica, ma che va colbata, cioè questa cosa non può essere risolta da altri organi. Deve essere risolta dalla politica e allora bisogna sbracciarsi e riprendere e riallacciare proprio quei contatti che permettono una ripartenza non è una cosa semplice, ma la si vede in piccolo, come un piccolo laboratorio, quando si parte dai territori. Se tu riesci sul territorio e poi questo modello riesci via via a farlo arrivare ai livelli superiori, io sono convinto che noi in qualche anno riusciremo ad invertire la tendenza. E non è un auspicio eh, che eh, mi riguarda personalmente, è un auspicio che riguarda soprattutto le prossime eh, generazioni. Ed è un lavoro che sto facendo, eh, in questo senso come partito sono impegnato anche nel coordinamento nazionale dei sindaci. Eh, sì. Dem, che stiamo facendo con tutti i sindaci. Abbiamo avuto un incontro proprio l'altro giorno dove si è parlato di questo. Subito prima della direzione, il giorno dopo, in direzione Matteo Ricci, che è il nostro coordinatore, ha rappresentato questi temi. La prossima settimana incontreremo il segretario Letta per continuare con fatica, spesso e volentieri, a volte inascoltati. Eh, ma siamo, si sa, cocciuti quasi. Più per fare il sindaco, bisogna, arrivare, bisogna passare a volte dalla determinazione alla cocciutaggine, il che non fa sempre bene. Quindi, eh, diciamo, bisogna anche che trattare con cura la materia, però stiamo arrivando via via anche a far entrare nel dibattito nazionale del Partito Democratico e quindi ora dovrà entrare anche nel dibattito regionale che è in corso in queste ore proprio questo tema di valorizzazione del territorio e di rappresentanza, perché la gente deve essere rappresentata in un sistema che prevede esattamente questo esercizio della democrazia. Visto che mi permette di dire basta, la democrazia diretta. Eh, o quello che è stato spacciato per democrazia diretta non mi pare che abbia dato chissà quali risultati quindi torniamo ad una buona democrazia rappresentativa con delle responsabilità che chiaramente per primi dobbiamo assumerci noi che facciamo politica A proposito di dibattito regionale sono in corso le primarie insomma sono state avviate appunto per individuare la figura del candidato alla presidenza della regione siciliana Domenico Menuti Cosa vuole dire in merito? Ma in merito a questo è chiaro che è un percorso che anche lì noi vogliamo fare per cercare di riallacciare le fila con il territorio dopo anni di così, distrazione. Ecco, allora da questo punto di vista, eh, quando si sono messe sul campo le varie candidature, si è detto beh, perché non passare anche eh, da una investitura popolare in un momento di difficoltà, questo tra gli alleati che erano disponibili a farlo, e quindi il PD, il Movimento 5 Stelle, il Movimento dei 100 Passi, socialisti che si sono aggregati a questo percorso anche delle primarie e da noi dopo un dibattito che c'è stato diverse direzioni nelle scorse settimane eh, è uscito è venuto fuori il nome eh, della mh, Caterina Chinnici eh, che chiaramente per noi eh, nulla togliendo agli altri candidati rimane eh, non solo il nostro punto di riferimento ma di cui ne rivendichiamo anche eh, come dire, la scelta perché Caterina Chinnici non è soltanto un nome eh, importante nelle alla storia di questa terra eh, mai sbandierato in maniera inopportuna perché ha fatto sempre un percorso eh, diciamo contraddistinto da una grande sobrietà oltre che da una grande determinazione eh, che l'ha portata poi in Parlamento europeo dopo aver avuto un'esperienza complicata in regione dove ha prodotto anche alcune riforme quindi ha delle esperienze eh, ha fatto delle esperienze che oggi possono ritornare molto utili è un deputato europeo molto apprezzato e si sa che molte delle politiche regionali si fanno in Europa e ne vediamo anche le conseguenze, poi ne parlerò, magari a margine, di alcuni disastri in di alcuni settori chiave, eh, proprio perché non c'è questa consapevolezza ad oggi. Quindi, io credo che la figura di Caterina Chinnici possa riallacciare tutto questo per citare cose concrete. Cioè... Parliamo dell'agricoltura per un attimo, noi stiamo con i sindaci proponendo anche un documento di stimolo per alcune questioni con tutti i sindaci della provincia di Trapani che riguarda il comparto agricolo, da quella del carro carburante a quella delle difficoltà legate al grano in Ucraina. Ma per un attimo, vogliamo immaginare ma che senso ha avuto non riuscire a risolvere questioni burocratiche e svuotare le dighe in un momento di siccità? Cioè questa è una. Permettetemi di dire, usare un termine forte, è una bestemmia. Cioè questa è una cosa che offende profondamente secondo me la Sicilia e i siciliani. Allora un governo regionale che non programma questo, un governo regionale che non è in condizioni, dopo cinque anni, di dare soluzioni minime ai, eh, 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 al conferimento dei rifiuti e siamo ancora lì con Spizzi che Bocconi continuamente eh, avete seguito un po' anche le vicende che riguardano la trapani servizi, il collasso al quale stiamo arrivando, tutte cose che si sanno. E nessuno avvia mai una programmazione. Allora il punto di partenza di Caterina Chinici è proprio questo: eh, giovani, eh, eh, ambiente, eh, iniziamo a parlarne insieme adesso. Facciamo un percorso che ci porta alle primarie. Poi, se, come mi auguro, il 23 Caterina Chinnici sarà eh, vincitore delle primarie, c'è tutto un mondo che ci può ascoltare perché, rispetto agli altri candidati, ha delle caratteristiche eh, come dire, di moderazione anche per certi versi nei toni e anche eh, come dire, riesce a parlare al mondo eh, moderato, al mondo di centro. E noi a questo Vabbè. dobbiamo tendere, a partire dai nostri alleati storici, Italia Viva, eh, Calenda, più Europa, gli errori di Palermo non si devono ripetere, dobbiamo mettere tutti in questo percorso, in questo cammino, con un orecchio teso alle spaccature del centrodestra, perché discutere con una parte, con l'area eh, diciamo, moderata eh, che fa riferimento spesso al centrodestra, ma che non credo voglia morire sovranista eh, e populista, io ritengo che sia una cosa che dobbiamo accelerare. E queste regionali potranno essere l'occasione per farlo e per governare bene una regione che, mi si dica tutto quello che si vuole, non è stata governata bene basta vedere che ancora i servizi post-covid dal punto di vista sanitario non accennano a partire come se la gente eh, diciamo, avesse soltanto problemi legati al covid e quindi non c'era possibilità in una bolla. interventi chirurgici ti vedranno protagonista queste elezioni regionali da candidato, sindaco, sì o no? ma è chiaro che noi abbiamo avviato anche un percorso all'interno del partito un dialogo, un dibattito che ancora ti passato... anni ancora non sei chiaro no, no, no io sarò chiarissimo, sono okay, chiarissimo okay. siamo stati chiari eh, questo percorso vede una serie di disponibilità, compreso la mia, che dovranno essere valutate poi tutte insieme. Aspettiamo quella anche eh, di qualche donna che stiamo stimolando perché, per noi, è fondamentale che la partecipazione eh, delle donne non sia a completare e chiudere la lista, ma che siano donne protagoniste e eh, attrici protagoniste della lista. Vede, in direzione provinciale è prevalso un eh, chiaro riferimento al, eh, alla volontà di andare avanti, di fare una lista competitiva, di creare una lista che possa mettere in campo anche una generazione che già c'è, quindi non nuove generazioni c'è, cioè, che già c'è e che viene dal territorio e che ha un legame dal territorio. In questo senso io non intendo sottrarmi, quindi eh, da questo punto di vista è compatibilmente chiaramente a quello che decideremo anche con i livelli regionali e nazionali, perché le liste per le regionali partono dalle province ma poi si devono incastrare in una serie di eh, meccanismi e ragionamenti. Io oh, ribadisco non soltanto la disponibilità, ma sono anche eh, molto oh, come dire, contento e lusingato del fatto che ci sia è stato un invito eh, unanime della, della direzione a, a, a spingermi in questa direzione, così come per Dario Safina, così come per Gaspare Giacalone. Si è aggiunto il nome di Pino Bianco, medico eh, Mazzarese che lavora a Palermo, persona di grande, eh, di, di, di grande spessore. E ci sarà da vedere eh, le intenzioni dell'uscente che non sono ancora eh, state chiarite. Quindi da questo punto di vista io credo che noi abbiamo un parterre di candidati ottimi ma bisogna scegliere. Anche lì. Prima eh, il modello ma sulla base degli obiettivi e della visione di politica che abbiamo. e Credo che in questo senso ciò che è uscito dalla direzione sia un po' eh, il solco sul quale noi ci muoviamo, quindi una lista che può vedere e deve vedere il protagonista del territorio e in tal senso io da sindaco, dopo otto anni di amministrazione, eh, da segretario eh, provinciale, eh, non, non solo non mi tiro indietro, ma ritengo che eh, ci possano essere tutte le condizioni per portare avanti eh, una, attraverso una candidatura eh, un progetto. Che possa rafforzare il Partito Democratico e il centro ovviamente. Abbiamo terminato il tempo a disposizione, le incongruenze delle questioni regionali te le faccio dire un'altra volta. Benissimo, come sì, qui? Il sindaco sì. è costretto a ritornare velocemente Di... in televisione. Dirige lei, io, direttore, dirige, quindi io sono qua a ligio a dare le mie risposte. Vabbè. Grazie al primo cittadino di Salemi, sempre interessante ascoltarlo, riesce a spiegare davvero con oh, immediatezza e chiarezza le questioni politiche non solo legate al nostro bellissimo mondo della provincia di Tramena e della terra di Sicilia. Lo salutiamo, lo aspettiamo a breve e adesso in studio arriva il direttore artistico dell'interludio musicale, Roccaro. Grazie sindaco. Grazie a voi per l'ascolto, grazie al direttore.